Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal complesso religioso della chiesa di San Pio. Ci troviamo accanto a questa statua che era prima posizionata, quindi negli anni 70-80, proprio sotto la cella di Padre Pio, quasi a simboleggiare in quel piazzale che era stato ormai chiamato, definito dai fedeli piazzale del Rosario, perché si radunavano tutti lì per ringraziare, salutare al fine giornata Padre Pio e recitare proprio lì il Santo Rosario. I fedeli realizzarono questa statua che, ci racconta la voce di Padre Pio, è stata realizzata il 10 agosto 1976. La prima venne realizzata a Pietrelcina il 6 settembre del 1971, quella proprio dinanzi al seminario serafico, al convento. La seconda è quella che vediamo ai piedi della Via Crucis Monumentale, 25 maggio del 72. E noi vogliamo raccontarvi, ecco, ricordando che la prima statua di Padre Pio è proprio a Pietrelcina, dinanzi al convento dei Frati Minori Cappuccini, che quello che vogliamo raccontarvi arriva proprio da Pietrelcina, quando Padre Pio era, per motivi di salute, nella sua Pietrelcina, costretto da questa malattia strana permessa dal Signore. Infatti lui, quando venne qui a San Giovanni Rotondo, tra i diversi racconti che fece ai suoi figli spirituali, ce ne fu uno in particolare che fece a John McFerry, un americano che scrisse anche un libro tutto dedicato a Padre Pio, un caso che avvenne proprio a Pietrelcina. Lui era un giovane sacerdote, quando dovette usare un rimedio abbastanza disperato. È proprio Padre Pio che racconta che si stava prendendo cura di un uomo malato, che, e gli aveva detto il medico, non sarebbe vissuto oltre la notte. Padre Pio si offrì, giovane frate cappuccino, si offrì di confessarlo. E lui si rifiutò, dicendogli che si sarebbe confessato quando si sentiva meglio. Io tentai di tutto, racconta Padre Pio a John McFerry, non c'era verso che potesse essere convinto quest'uomo. E lui allora pensò, bene, i casi disperati hanno bisogno di rimedi disperati. Mi recai verso la porta di casa di quest'uomo malato, e gli dissi, arrivederci, ci rivedremo al cimitero. Che volete dire? Disse padre quest'uomo. E allora subito Padre Pio rispose quello che gli aveva detto il medico, chiaramente. L'uomo cambiò, si impallidì, si confessò, ricevette la Santa Comunione e l'indomani morì con compostezza e rassegnazione.